Le lancette dell'orologio diventano asce taglienti per spaccare i secondi e limare i centesimi di secondo. Siamo in Germania per vedere all'opera i migliori atleti Timber Sports d'Europa. Due eventi pro, European Championship ed European Nations Cup, uniti da European Rookie Championship ed European Nations Rookie Cup. It was quite rocky at the beginning. I wasn't very content with the chops that I did before, and I really wanted to put out there something very good, and maybe got a bit mad and panned out to be pretty good. Yeah, I'm happy now. Happy, yeah. I thought competition was very good, very well organized. We had everything here. We didn't have to worry about anything. It was just all around a good job, perfect. I would say thank you, Steele, for organizing this and being able to compete is very, well, yeah, I feel good about it, yeah. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Siamo al Motor World di Monaco di Baviera per entrare negli inferi danteschi delle competizioni continentali Timber Sports. Uomo contro uomo nelle principali specialità delle discipline del taglio del legno. L'italiano Andrea Rossi è l'ultimo azzurro ad arrendersi alla potenza di X Machine, l'atleta polacco campione d'Europa nei pro. Mi sento molto bene. Ho raggiunto il mio obiettivo, che era arrivare ai quarti di finale, e penso di aver fatto una buona gara. E niente, sono molto contento. Contro Mikko non potevo fare molto di più perché è veramente forte, ma sono felicissimo. La gara di oggi è andata non come speravo, ho fatto il mio miglior tempo, pur sempre il mio miglior tempo sull'underhand. La motosega potevo fare meglio, lo standing ho trovato dei nodi dentro al blocco che di meglio di così non si poteva fare. Arriva invece dalla Repubblica Ceca il nuovo campione d'Europa tra gli esordienti. Si chiama Matias Klima. I really enjoyed it. I'm so happy. I can't describe it. I'm surprised. Go! The competition was really hard, and there are really strong guys to compete with. And yeah, I think everybody had a great job. La competizione oggi era molto bella, c'erano dei ragazzi molto preparati e molto, molto forti, e sono molto contento di come è andata la mia prestazione. Avrei potuto fare sicuramente un po' meglio, ma sono contento così. Quando si sale sul palco si ha sempre un po' di nervosismo e questa è l'esperienza, con l'esperienza andrà sempre meglio. E siamo con l'italiano che adesso si prova, è sceso bene, se non trova Nodini va fino in fondo, in pochissimo tempo c'è. Ho avuto dei problemi con la stock saw e con il single back, ma con le ice è stata una bella competizione, sono contento, non contentissimo ma contento del risultato. Vuolsi così colà donde si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. Lasciamo da parte la paura di cadere e le vertigini dello springboard per addentrarci nella selva delle emozioni con la Nations Cup. Una manifestazione non più solo individuale, ma per nazioni. Super competition, really, really, really a very good competition. Very good. Yeah, we set a good base for the competition, Danny and me, and yeah, the pros finished it up. It was a good competition, they did the very best. Both came into the last round, and yeah, the competition is really cool. So the pros and the rookies work together as a team, and yeah, that's a good thing. And maybe there will be another one in the future. I quattro sportivi taglialegna della Polonia prevalgono su Germania e Francia, ma è l'Italia a stupire con un inatteso quinto posto contro mostri sacri della specialità.
We are strong, we are a team, family, and we're so happy for we win. Team strong Poland! 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 E quindi usciamo a rivedere le stelle, al termine di un lungo peregrinare tra foreste fatte di tronchi tonanti e schegge impazzite ad incendiare l'aria. Tronchi, stelle ed astri nascenti di uno sport nato dalla terra, ma con l'indice rivolto al cielo sopra di esso.